Buona domenica a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi ho preparato per il mio pranzo domenicale un risotto con zucchine e zafferano. Poi delle cotolette alla veneziana con patate arrosto e per terminare in bellezza un semifreddo alle tre creme. Ed ora andiamo a vedere come si preparano questi magnifici piatti. Preparo le cotolette alla veneziana. Sono delle fettine di lonza di maiale, possibilmente con l'osso, che praticamente vengono impanate e fritte e poi sfumate con dell'aceto. È un secondo veramente gustoso che si può consumare sia caldo che freddo, quindi perciò è molto molto pratico. Comincio ad allargare, quindi a battere la carne. Elimino un po' di grasso. E incido i bordi. Passiamo prima nella farina. Ho impanato tutte le cotolette, ho preparato l'olio sul fuoco, lo porto a temperatura di 180 gradi e vado a friggere. Una volta fritte le cotolette, elimino l'olio e adesso vado a sfumare con l'aceto. Questa è la caratteristica di questo piatto. Per contorno alle cotolette preparerò delle patate arrosto. Quindi le ho tagliate tutte come vedete, a tocchetti. Adesso gli vado a fare una sbollentata perché questo rende la patata morbida dentro e croccante fuori. Condisco le patate con salvia fresca, rosmarino, sale, pepe, olio e vino bianco. E dopo metteremo tutto in forno. Prepariamo il risotto. Risotto alle zucchine e zafferano. Piatto semplicissimo e molto molto buono. Iniziamo naturalmente da un giro d'olio. Questo risotto è per 4 persone. Accendo il gas e trito all'interno uno scalogno. Io uso lo scalogno per i risotti perché è molto più delicato. Lo scalogno si è inghiondito e inserisco all'interno
circa 350 grammi di zucchine tagliate a dadini, che faccio poi rosolare. Dopo circa 10 minuti di cottura verso il riso e lo faccio tostare. Tostato il riso, sfumo con del vino bianco. Ho preparato del brodo vegetale e adesso verso nel riso e continuo la cottura. Il brodo si è ristretto e io continuo a versare il brodo un po' alla volta. Aggiusto di sale e continuo la cottura. Sciolgo lo zafferano in un po' di brodo caldo. Mescolo il tutto e lo verso nel risotto. Stiamo per terminare la cottura, manca qualche altro minuto e il risotto è quasi pronto. Il risotto è pronto, spengo il gas e manteco con un pezzettino di burro e del parmigiano. Amici e amiche mie, spero che questo pranzetto sia stato di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima ricetta. Mi raccomando, un like al video e una raccomandazione: condividete con i vostri amici le nostre ricette. E come dico sempre, io vi do un abbraccio, un bacio e un arrivederci a tutti da Zia Franca. Buona domenica e buon pranzo a tutti.